Parte a Scampia un'iniziativa contro la violenza nello sport. Presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il progetto Fratellanza Italiana Calcio, curato dalla società sportiva Calcio Napoli per contrastare la violenza dentro e fuori gli stadi, promuovendo attività sociali per l'integrazione dei giovani e il superamento delle situazioni di marginalità. Nell'ambito del progetto si inserisce anche la riqualificazione della palestra della scuola Ilaria Alpi Carlo Levi di Scampia, assieme al ripristino della sede dell'associazione Ciro Vive, che il Comune ha messo a disposizione a canone agevolato. Noi lottiamo contro la violenza, ogni forma di violenza. La cosa bella è che finalmente abbiamo avuto una sede dove appoggiarci, la quale era inagibile. Il Comune di Napoli finalmente ha ristrutturato tutta la parte esterna dove c'erano infiltrazioni d'acqua. Quindi tra poco la società Calcio Napoli ci farà i lavori interni e finalmente l'associazione Ciro Vive avrà una casa. Io dico sarà chiamata la casa di Ciro. Una sede che sarà ristrutturata con i proventi di beneficenza giunti all'associazione, un rilancio del presidio territoriale della palestra della scuola, di cui l'assessore alla scuola e l'attività educativa, dove Ciro Esposito ha tenuto appunto le scuole. Poi la cosa importante è che la scuola Alpi Levi in quel territorio già normalmente agisce per essere aperta a tempo pieno, e quando tu hai uno spazio sportivo, l'apertura a tempo pieno, la scuola d'estate e tutte le finalizzazioni della scuola, non più soltanto come il luogo dove di mattina si apprende, ma anche dove si vive, dove il territorio può portare i propri figli o crescere insieme ai propri figli, quella finalizzazione diventa più chiara. Le scuole non dovrebbero essere considerate un luogo deputato soltanto ai percorsi formali di istruzione. Sono la più grande agenzia formativa e se raccolgono istanze non solo formali, cioè il titolo di studio, ma anche informali, la crescita complessiva della cittadinanza, allora svolgono realmente il loro ruolo di presidio, altrimenti sono retoriche dire che sono un presidio e lasciarle poi a se stesse.